che il relatore mi degnasse della sua solita attenzione, mi stupiva che non me la concedesse come al solito. Quindi se c'è questa voglia di scrivere una norma che sia davvero capace, davvero funzionale, io vi invito ad una riflessione, perché il rischio qual è? Che si sia ancora una volta di fronte ad un modo arrogante di scrivere le norme in cui la legge dei numeri consenta di ignorare le cose più elementari. Cioè il diritto anche di un piccolo partito di poter avere il suo spazio all'interno degli enti territoriali, indipendentemente da chi comanda. Questa è la democrazia. Chi comanda non fa quello che vuole, deve fare quello che deve fare nell'interesse di tutti. È una norma profondamente ingiusta, una norma che io mi auguro voi abbiate la capacità di modificare e consentire a tutti l'accesso ai diritti della politica. Voteremo ovviamente a favore. Grazie. Grazie. Allora, deputato Righetti, voleva intervenire, prego. Grazie Presidente, però è importante che sulle norme abbiamo letture oggettive e condivise. Già oggi gli enti locali fanno regolamenti che consentono alle associazioni, alle onlus, agli enti di volontariato di avere spazi, strumenti a disposizione. Questo articolo consente, verso i partiti registrati secondo il 149, ai comuni, previo apposito regolamento, ma voi ve lo immaginate un comune che approva un regolamento che dall'elenco dei partiti esclude qualcheduno? Nei comuni ci sono ancora maggioranze, opposizioni, discussioni. Ripeto, questo già oggi può accadere senza questa legge, perché che un comune si doti autonomamente di un regolamento e che consenta appunto l'utilizzo di strutture, di spazi, di sale civiche, e questo oggettivamente può avvenire solo in una logica di pluralismo. Questo articolo in Commissione non ha suscitato nei nostri lavori nessun tipo di reazione, emendamento, dibattito. Ora si sta accendendo un tema di esclusione che tecnicamente non può avvenire, lo dico al collega Simonetti, ma non esiste il sindaco che fa una convenzione col partito. La legge dice, le bocciofile non sono ancora partiti, però non colleghi. Per favore, consentite però al deputato di Righetti di parlare. Per favore, poi voi prendete la parola. Adesso consentite di parlare, prego. Non trasformiamo questa sede in una bocciofila, poi parliamo anche delle bocciofile, però gli enti territoriali, previa disciplina con apposito regolamento, anche attraverso convenzioni tra gli enti locali e istituzioni pubbliche. Ma dov'è la convenzione col partito? Signori, bisogna che almeno le leggi le leggiamo con lo stesso approccio. Allora, nessun altro chiede di intervenire? Qualcuno vuole intervenire? No. Bene, allora la votazione è aperta. Gitti, D'Ambroso, Luigi Gallo, Baldassarre, allora tutti hanno votato? Santerini, andato? Bene, la votazione è chiusa.